Ciao ragazze, ciao ragazzi. Sì, ancora vestita così, sì, ancora accoggiata così. Sto continuando a fare il video subito dopo quello che avete visto prima di questo. Perché i prodotti che vi sto recensendo sono diversi, non facevo video recensione da un po', quindi si erano accumulati. Continuiamo allora. Prodotto di cui vi parlo è questo spray volumizzante della Pantene. Gel spray volumizzanti capelli fini. Allora, in italiano. La nostra formula leggera con polimeri volumizzanti o polimeri, non so dove sia l'accento, aiuta a sollevare i capelli fini dalle radici dando loro volume per tutto il giorno. Applica sui capelli bagnati alle radici o su tutta la lunghezza del capello. Asciuga i capelli con l'aiuto di una spazzola rotonda o a testa in giù. Allora, dentro è uno spray, ovviamente si va a spruzzare col suo spruzzino. Ha un odore tipico dei prodotti Pantene. Non so se avete mai usato diversi prodotti tipo shampoo, base, hanno tutti lo stesso odore. Non è fastidioso, non rimane sul capello, durante il processo di fonatura si evapora, quindi non dà fastidio. Ho provato questo prodotto con diversi modi di asciugatura, anche diversi shampoo e balsami. Allora, leggendo sempre dal mio bellissimo quadernino rosa, sono tutta rosa oggi, adoro questo colore. Allora, usando uno shampoo e un balsamo normali, quindi con nessun effetto particolare lisciante, nerricciante, eccetera, e facendo un'asciugatura normale, quindi praticamente a testa in giù. L'effetto volume era ben visibile, io sentivo proprio qua alla radice che il capello aveva una struttura più, oddio, mi sto trasformando in una tipa degli anni 80, anche se ci sono nata negli anni 80, aveva una struttura, non so se toccando i capelli si sente che c'è il capello che non va subito verso giù, ma ovviamente sale un attimo e poi scende, dipende ovviamente dalla grossezza e dalla forza del vostro capello. Il mio è molto sottile, quindi praticamente scende subito. Però quando l'ho utilizzato con questo metodo d'asciugatura, lo sentivo che c'era del volume, bello. E dura anche abbastanza l'effetto volume. Tutta la giornata, il giorno dopo, con tutti i tipi di asciugatura, il capello ovviamente è un pochino più sporco perché si è aggiunto sul capello del prodotto e quindi ovviamente si è sporcato prima. Mi sa che sta scendendo inesorabilmente la notte, vabbè, dopo devo accendere luce, eccetera. Poi, usando sempre uno shampoo e un balsamo normale, quindi senza particolari effetti liscianti o riccianti, e cercando di fare una piega liscia con la spazzola quadrata di G-Cube, che se vi interessa vi lascio qua il link alla recensione. Ancora in quel caso io vedevo un effetto volume, specialmente in questa zona qua, che io faccio un paio di vertigini e che mi si aprono e sono terrificanti. Quando riesco bene a lavorare con la spazzola, cerco di evitare che mi si formino o comunque che si aprino il più tardi possibile. Con l'utilizzo di questo prodotto c'era veramente un bel volume, bello, mi piaceva, molto bello. Ciò che mi ha dato fastidio è che non mi ha volumizzato quando ho provato, sempre lavando i capelli con shampoo e balsamo normali, a farmeli ricci con l'olio non olio, sempre di G-Cube, che pure vi linko la recensione. L'effetto volume, no, già l'olio non olio di G-Cube dona un pochino di volume, ma io mi aspettavo un po' di leonessa, ma niente, praticamente si sono ammosciati. Forse due prodotti insieme non credo che non vanno, perché poi ho usato anche dei prodotti, un balsamo che aiuta a tenere un attimo il riccio con l'olio non olio, e utilizzando questo il volume l'ha tenuto. Non so perché con uno shampoo e un balsamo normale, con l'olio non olio per arricciare, questo il volume non si è visto, anzi ho visto uno strapiombo nei capelli. Comunque, anche quando
quando ho utilizzato i prodotti extra liscianti della G-Cube, che pure se vi interessa vi linko la recensione, avevo un capello liscissimo, ma aveva un bel po' di volume qua, che non è male come situazione. Per chi non ne ha, vedere quel volume è veramente straordinario. Mi è piaciuto tanto. Ancora un prodotto per capelli è della Garnier Ultra Dolce, è un balsamo in crema, l'estratto di camomilla e miele, schiarisce, ravvive i riflessi per capelli chiari senza parabeni, estratti naturali. Vediamo se dice qualcosa di... niente di particolare. Allora, il prodotto, non so se si sente, è molto liquido. La prima volta che ho aperto e ho fatto la montagna, non so, ho avuto difficoltà a reinserirlo all'interno. Poi vabbè, ne ho sprecato tanto e ne ho buttato tantissimo, perché è veramente estremamente liquido. Però è un balsamo che districa bene i capelli, non lascia i soliti brutti nodini, sia sotto la doccia quando il capello è molto fragile perché è bagnato, ma sia dopo, quindi quando è già bello che è asciutto e uno si va a pettinare normalmente, districa alla perfezione. L'ho trovato un attimo pesante, e anche se è risultato pesante sui miei capelli, non mi ha permesso di fare una piega liscia per bene. Cioè, nel senso, quando provo a fare spazzola e fono, sempre con la spazzola quadrata, erano gonfi, terrificanti, sembra che avevo messo le dita nella corrente. Fortunatamente quella sera mi ero fatto lo shampoo per provare questo balsamo e l'asciugatura liscia, e non sono uscita, ma se non potevo uscire mi sarei dovuta fare una coda, era bruttissimo. Invece tiene tantissimo la piegariccia, fatta con sempre l'olio non olio e il olio non olio G-Cube e il diffusore. In quel caso la piega è perfetta, nel senso il riccio è bello, è morbido, mi piace, regge almeno un paio di giorni, e così mi piace. Per quanto riguarda il fatto che aiuta i riflessi biondi, io li vedo un po' più biondi, ma sta anche il fatto che a fine novembre ho fatto i colpi di sole, poi ho usato degli schiarenti e sto usando anche altre cose che mi aiutano ad avere dei riflessi un pochino più carini, quindi non so dirvi se il balsamo della Garnier ad aiutare a dorare questo effetto sui miei capelli, ma non mi dispiace, perché ora ho la fascia, ma non sono molto... L'anno scorso mi sono scurita tantissimo all'attaccatura dei capelli ed ero rimasta più bionda, quindi tra il biondo che mi rilascia il mare e il biondo delle mesh avevo uno stacco molto netto e non mi piaceva. Invece quest'anno è più uniforme, è tridimensionale il mio biondo, ma è più uniforme. Però vi ripeto, non so se colpa sua, colpa di altre due cose, che un'altra cosa che dopo vi mostro, e un'altra che c'ho in bagno, è lo schiarente della Schultz che di tanto in tanto utilizzo. Comunque mi è piaciuto, ovviamente non proverò mai più a fare una piega liscia, ma anche no. Smalto, allora, smalto della Idea Bellezza, il numero 883 della linea Effetto Gel, maxi applicatore, stesura perfetta, è un color nude come potete vedere. Allora, è uno smalto, sorry, che asciuga in modo rapido come tutti gli smalti di ultima generazione Gel Effect, sono asciugatura rapida, è coprente fin dalla prima passata. Alla seconda passata l'effetto spessore del gel è ben visibile, ma cosa che non... Parliamo ancora dei fatti positivi. Ha una buona stendibilità, non lascia striature fin dalla prima passata. Fin qua mi è piaciuto, ma ha una durata praticamente pari a zero. Secondo giorno, prima sbeccatura, quindi ho detto no. No, no, non puoi fare così, mi dà un bellissimo effetto manichino, ma non mi puoi durare due giorni.
E gli smalti mi devono durare almeno 5-6 giorni, 7, così dopo lo tolgo ancora integro. Non mi puoi durare così poco. Comunque, vi faccio vedere l'applicatore. Allora, questo è l'applicatore. È di quelli piatti che si aprono bene quando si fanno appoggiare sull'unghia. Anche se lo smalto, devo dirvi che è molto liquido, quindi è difficile da... cioè, è più facile da stendere rispetto a quello di Astra, che è un altro gel effect che ho provato e che vi ho anche recensito. Se vi interessa vi lascio la recensione in sovraimpressione o comunque giù nell'info box. Comunque, a parte il fatto che si sbecca, il colore mi piace, ma non va bene che mi si sbecca così rapidamente. Non va bene, non va bene. Ok, una provina di una crema della Lictena Equilidra per pelli sensibili e irritabili, trattamento intensivo 24 ore, pelle secca, restituisce alla pelle tonicità e compattezza, crema viso rigenerante 24 ore con biogaba, non so cosa sia. Ha un odore normale, forse un pochino medicinale, però non fastidioso. Anche se è una crema molto idratante, non è eccessivamente appiccicaticcia addosso. Si asciuga rapidamente, penetra rapidamente all'interno della pelle e non lascia strani segni di lucidità sulla fronte o comunque nelle zone grasse. Io parlo della fronte perché è quella che mi dà più problemi, però non va bene così. Allora, altro prodotto ancora Yves Rocher è un... beh, non si legge più niente, inizio a... le tenebre stanno entrando in questa stanza. Comunque, olio doccia orientale, all'olio di argan, se non sbaglio, almeno da... allora, sì, all'olio di argan del Marocco. Allora, questo prodotto dalla confezione esotica, molto carino, anche il colore ambrato, veramente carino, dal profumo inebriante. Stare ora a sniffarmela. Odore che rimane sul corpo, devo dire la verità, anche sulla spugnetta. Ed è delizioso, mamma mia. L'unica cosa che non mi piace è che non è idratante. Come dicevo nello scorso video, io adoro i prodotti da bagno che sono anche idratanti. Mi piace incremarmi, ma se capita che mi dovessi dimenticare, non mi devo sentire i gomiti che mi si diventano una schifezza, le ginocchia altrettanto, le parti in cui necessito di avere idratazione la perdo. Con questo tipo di prodotto non posso evitare lo step, continuo a sniffare, lo step della crema, perché è un passaggio necessarissimo e questo mi dispiace. Comunque il prodotto è di un profumo, inebria la stanza, inebria tutto il corpo, bello bello bello. Ok, il minutaggio va sui 20 minuti, quindi io dico di tagliare qui questa seconda fase di recensione e continuare nel prossimo video, altrimenti diventa lungo, anche se devo fare diversi tagli perché sono stata bloccata più di una volta. Cattivi, non dovete bloccare la creatività delle persone. Comunque, ci vediamo nel prossimo video, io vi mando un grosso bacio e in gamba!